Beh, cominciamo questo video con buone feste! Sì, lo so, è passata la vigilia, è passato Natale. Scusateci, non abbiamo messo nulla per augurarvi buone feste, ma lo facciamo adesso, meglio tardi che mai. Intanto vi lancio il servizio con mio fratello che vi fa gli auguri. Ciao ragazzi e tanti auguri di buon Natale! E naturalmente, anch'io vi faccio i miei migliori auguri a voi e alle vostre famiglie. Il video di oggi parlerà del purificatore di aria con filtro EPA e non solo, ha all'interno una spugnetta nella quale possiamo mettere i nostri oli essenziali e dopodiché lui, mentre sta depurando l'aria, inizierà a diffondere anche questi profumi nell'ambiente. Viene venduto per poter purificare una stanza di circa 10-15 metri quadri, quindi non è tanto grande, non fa tutta la casa, però stanza per stanza dovrebbe riuscire a farlo. Noi nel frattempo facciamo il solito unboxing, lo testeremo insieme, lo accendiamo, vediamo un po' il suo funzionamento, se è silenzioso, tutte le varie peculiarità. Dopodiché, dopo un po' di tempo che lo utilizzerò qui in casa, vediamo se il prodotto è veramente valido e se sentirò delle differenze. Detto questo, ragazzi, vi invitiamo come al solito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Vi vogliamo anche ringraziare perché comunque ci stiamo avvicinando a una soglia molto più alta di quella dei 4.700 iscritti e dobbiamo ringraziarvi perché comunque state gradendo i nostri video. Noi pensavamo di essere anche fin troppo pignoli a volte nello spiegare le cose, mentre invece abbiamo fortunatamente un riscontro positivo da parte vostra che la nostra pignoleria a volte, dove ci soffermiamo, pensavamo di soffermarci un po' troppo nello spiegare le cose, invece sta avendo i suoi frutti. Speriamo che nel 2021 riusciremo a portarvi altri prodotti, molti più prodotti. Stiamo lavorando anche per questo. Ok, è giunto il momento. Anche se mio fratello non c'è, non vi preoccupate, la sigla io la lancio per entrambi. Quindi, sigla! Partiamo con l'unboxing, come nostra consuetudine. Eccolo qui. Unità centrale con accensione e spegnimento sulla parte superiore. Qui sotto troviamo il filtro, meno male che l'ho aperto così togliamo il cellophane. E all'interno, come potete vedere, c'è un bicchierino con una spugnetta. Questa serve per poterla riempire delle essenze e mentre sta depurando l'aria farà sentire nella stanza anche le profumazioni aromatiche. Questi sono gli altri tre filtri di ricambio e cavetto USB per poter alimentare il prodotto da questa parte. Non viene dato l'adattatore, ma se avete un cellulare che non usate più, un caricabatteria da 220 USB, potete utilizzare tranquillamente quello. Adesso andiamo ad accendere il prodotto e vediamo qualche caratteristica. Vediamo innanzitutto dove mettere le goccine. Quindi apriamo di nuovo il prodotto, tiriamo fuori il contenitore e mettiamo delle goccine al suo interno, anzi io le metterei direttamente sulla spugnetta. Proviamo a metterne un po'. Come si diceva, abundantis abundantum, non è vero ma fa scena. Le rimettiamo all'interno, sul fondo, mettiamo sul coperchio. Qui abbiamo tolto la plastichina, questo è il famoso filtro, li trovate poi comunque su Amazon i filtri. Il filtro dura, viene dichiarato che dura circa dai 3 ai 6 mesi, in base naturalmente all'utilizzo e a quanto avete la casa, passatemi il termine, con aria sporca, non molto pulita. Comunque, nella parte tecnica, puramente tecnica, andiamo a utilizzare un adattatore da 220 a USB, inseriamo la spina che viene data in dotazione, io mi sono fornito di ciabatta, mettiamo nella parte posteriore del prodotto il cavetto e adesso andiamo a fare la prima accensione. Il prodotto è dotato di due velocità di purificazione, una prima e una seconda. Per poterle attivare basterà premere una volta o due volte. Viene dichiarato dal costruttore che è dotato, come vi dicevo, di un filtro EPA della classificazione 13
il che significa che ha un'efficienza di filtraggio di particelle con un diametro da 0,1 a 0,3 micron e raggiunge il 99,7% di pulizia dell'aria. Il filtro è composto da carbone attivo, composito. Il prodotto ha tre modalità di funzionamento. Ha la modalità 1, che è la modalità di sospensione luce notturna molto bassa, la modalità normale, luce notturna normale, e poi la luce notturna con aromaterapia, quindi dovrebbe funzionare solo ed esclusivamente la parte dove ci sono gli aromi all'interno. Il rumore è un 32 decibel, adesso cercheremo di capire una volta acceso coi microfoni quale tipologia di rumore si sente, ma comunque dovrebbe essere veramente minimo. Bando alle ciance, andiamo a schiacciare il tasto e facciamolo funzionare. Si è accesa una luce blu e si sente di sottofondo una ventolina, ma molto molto silenziosa. Andiamo schiacciando nuovamente. È aumentata l'intensità della luce ed è aumentata anche la, diciamo, rumorosità, passatemi il termine, della ventola che si sente. Adesso proverò ad avvicinare i microfoni. Non so cosa si possa sentire, lo sentirò dopo in post-produzione, ma questo è il rumore che si sente. E piacevolmente colpito, viste le recensioni che dicevano sì, ma non si sentono gli aromi, gli oli che metto all'interno, le essenze, io invece devo dire che appena acceso già si sente il profumo dell'olio essenziale che ho messo al suo interno. Per poterlo spegnere premiamo di nuovo sul tasto. Terminata in questo momento la prova del prodotto. Naturalmente, come vi dicevo prima all'inizio del video, avrò bisogno di tempo per riuscire a capire se sentirò delle differenze di aria all'interno della casa. Per quanto riguarda la durata, appunto, servirà a capire anche il tipo di aria che c'è all'interno di ogni singola abitazione. Nel frattempo vi dico che questo prodotto lo trovate qui sotto nel link, si aggira più o meno, se non ricordo male, sui 34-38 euro più o meno. I filtri costano 14 euro se non ricordo male, poi andrò a verificare meglio, ma comunque diciamo che avete un prodotto con un prezzo sotto i 50 euro, ma che da lette le recensioni di gente che era magari asmatica o comunque aveva problemi respiratori, dichiaravano di avere trovato sollievo dopo aver attivato il prodotto in casa. Questo prodotto è stato acquistato, mi è stato regalato, a dirla tutta, quindi vi farò una recensione oggettiva di quello che noterò come differenze, se noterò delle differenze. Nel frattempo ripeto, il fatto che gli oli essenziali si sentano appena si accende il prodotto, già questo mi fa ben sperare, perché le recensioni davano un'ottima recensione, un ottimo giudizio per quanto riguarda la purificazione dell'aria, ma dicevano che anche riempendo il bicchierino con gli oli essenziali non si sentiva nulla. Fortunatamente invece si sente. Quindi ragazzi, non mi resta che aspettare un po' di tempo utilizzarlo, vi faremo sapere che cosa cambia utilizzando questo prodotto e io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!